Quando ci fu chiesto di impostare un lavoro con i ragazzi di riqualificazione urbanistica dell'area che va dalla Torretta sino al complesso di San Giacomo, ho messo le mani avanti perché in effetti i ragazzi del liceo non hanno una preparazione tale da poter affrontare un tema di questo tipo. Però ci sembrava forse opportuno dire qualcosa. I ragazzi hanno lavorato cercando delle suggestioni che potessero in qualche modo rompere appunto dei luoghi comuni intorno all'urbanistica. E per far questo ognuno di loro ha affrontato il tema cercando soluzioni alternative sia dal punto di vista progettuale sia dal punto di vista della sostenibilità economica dell'operazione. Il progetto consiste nella riqualificazione del lungomare Matteotti e della parte soprastante dell'area portuale savonese ed è stato pensato ad installazione di biosfere, all'allungamento della passeggiata del lungomare e dell'installazione di una piattaforma sulla quale sergeranno poi il museo, alcuni edifici residenziali e destinazioni commerciali ed un elegante specchio d'acqua al centro della piattaforma. E il progetto è stato pensato proprio per a Savona di nuovo quell'aspetto nuovo che le manca per fare diventare di nuovo l'area portuale il cuore pulsante di Savona e per far sì che sia polo di maggiore attrazione turistica. Una volta installato questo ascensore in vetro si potrà accedere alla parte sovrastante, quindi poi ci sarà in automatico una riqualificazione del belvedere del complesso San Giacomo. Anche il museo, come tutta la piattaforma, come tutto il lungomare, sarà un luogo di ritrovo sia per noi savonesi sia per i turisti che avranno piacere a visitare il museo. Il nostro progetto si basa sul collegamento della Torretta di Savona, quindi il centro di Savona, alla nuova zona museale di San Giacomo. Abbiamo pensato al collegamento tramite una passerella che crea una vera e propria città sull'acqua in cui ci sono diverse zone di ristoro, zone ludiche e di divertimento. Il polo museale inoltre è collegato tramite due gallerie che passano al di sotto dell'Aurelia al polo di San Giacomo, ovvero il centro di ricerca e il nuovo Hotel Miramare. Il nostro museo ha due facciate completamente vetrate in modo da far risaltare al massimo quello che è il paesaggio savonese e per far entrare tutta la luce naturale. Al piano terra troviamo un'ampia zona centrale composta da uno specchio d'acqua su cui poggiano delle piattaforme espositive. Inoltre abbiamo previsto una zona ricerca dove i ricercatori possono continuare a effettuare i loro studi e in contemporanea avere un loro privato attracco per la barca in modo da avere un collegamento diretto con il mare. Il progetto consiste nella riqualificazione della zona di Savona che comprende la Torretta Leon Pancaldo alla fine del porto turistico, la vecchia zona delle Carboniere, il convento San Giacomo e l'ex Hotel Miramare. Questi sono stati collegati tra di loro attraverso una passerella sul mare che parte dalla Torretta e arriva alla vecchia Carboniera, dove adesso si è progettato di creare una piattaforma sul quale si ergerà un nuovo hotel. Da questa piattaforma si può arrivare al convento e al vecchio Hotel Miramare attraverso un sottopassaggio e successivi ascensori. Nel convento San Giacomo invece verranno inseriti i laboratori del Museo dei Cetacei
e delle sale polivalenti e verrà ristrutturato e conservato il giardino dei semplici. Nella ex struttura del Miramare sono stati previsti degli appartamenti e invece il nuovo museo verrà costruito ex novo nella zona collinare che si affaccia sull'Aurelio. Il museo si presenta con due terrazzi che danno sul mare, che sono coperti dalla vegetazione circostante, così da creare un collegamento stretto tra interno ed esterno. Internamente il museo presenta due tipologie di stanze. Le prime sono stanze con proiezioni statiche, mentre il secondo sono stanze con schermi interattivi, in cui le persone possono dialogare direttamente con l'oggetto che viene proiettato. Il nostro obiettivo per quanto riguarda questo progetto è stato quello di creare un luogo nel porto di Savona che avesse un'importanza urbana e una forza architettonica che desse qualcosa di più alla città di Savona. Il progetto parte dalla torretta e si sviluppa su tutto il lungomare Matteotti. E la passeggiata si divide in due livelli. Il livello inferiore è a quota zero, quindi a livello del mare. Invece il livello superiore è caratterizzato dalla presenza di negozi. Una volta riconciliati i livelli, arriviamo a quello che è il fulcro del nostro progetto, ovvero il Museo dei Cetacei, al quale abbiamo dato una forma caratteristica. Per quanto riguarda il Museo del Mare, che è il fulcro del nostro progetto, abbiamo pensato di progettare due grandi parallelepipedi collocati in modo diverso l'uno dall'altro. Questi sono sorretti da grandi pilastri che attraversano completamente le strutture. Il vero museo si sviluppa al piano superiore, il primo piano, in cui troviamo le sali virtuali. È stato pensato come una grande piazza dove si può soprattutto godere del panorama. Qui troviamo un sottopassaggio che porta direttamente all'area del Miramare. Da qui si può arrivare all'area di San Giacomo invece attraverso un ponticello. Nel San Giacomo invece abbiamo pensato di utilizzarlo per le sale polivalenti e le aree, i centri di ricerca. Il progetto consiste nella riqualificazione dell'area urbana che comprende l'ex funivie del Carbone, il convento di San Giacomo e l'hotel Miramare. Il nostro progetto quindi inizia con la riqualificazione della passeggiata a mare che esiste già, ma pochi conoscono. E quindi parte dalla torre Leon Palcaldo e arriva oltre quelle che sono le funivie del Carbone riutilizzate a Museo del Mare. Qui verrà creato un edificio ex novo che comprenderà il mercato del pesce e verranno quindi rifatti dei moli a disposizione delle persone. Passando invece attraverso dei tunnel si arriverà al giardino che ora è maltenuto, che verrà rivalorizzato e porterà grazie al suo cammino a Via Famagosta. Via Famagosta collegherà poi di conseguenza San Giacomo e l'hotel Miramare. L'hotel Miramare viene rivisitato e quindi visto in chiave moderna di nuovo come hotel, mentre all'interno del convento San Giacomo, raggiungibile anche tramite il ponte Sisto IV, verranno realizzate delle sale polivalenti, un auditorium e un altro piccolo centro di ricerca come già troviamo in basso vicino al Museo del Mare. L'idea era quella di mantenere intatta la struttura delle ex funivie del Carbone, semplicemente rivisitandole in chiave moderna. Per far questo si è deciso di rivestire le strutture tramite una copertura vetrata sulla parte che dà sul mare e sulla parte del tetto. All'interno troveremo una grande piazza in cui si potranno notare delle sfere tagliate e al cui interno ci sarà un sistema di proiettori e specchi e verranno proiettati quindi dei video che vanno a vedere nel dettaglio delle zone in cui i cetacei sono soliti a vivere. L'idea del museo è vista come una grande piazza e quindi tutto si sviluppa in altezza su piani sfalsati. All'ultimo piano possiamo trovare quindi il ristoro e il bookshop, mentre al piano mezzato invece ci sarà una zona per le proiezioni, quindi per documentari, per sensibilizzare lo spettatore, mentre al primo piano è anche una sala per le conferenze. L'obiettivo di questo gruppo è stato quello di riuscire a creare
un nuovo collegamento tra il centro storico di Savona e la nuova zona del porto, che è stata ristrutturata e riqualificata con il Museo del Mare. Questa nuova zona è stata strutturata in maniera circolare. Partendo dalla torretta si potrà raggiungere attraverso una passeggiata ribassata rispetto al livello dell'Aurelia, una piazza a livello del mare dove sarà presente appunto il Museo del Mare. Da questa piazza attraverso un sottopassaggio si potrà raggiungere il giardino posto dietro alle vecchie funivie del carbone. Da qui, attraverso un gioco di passerelle e sottopassaggi, si riuscirà a prendere un ascensore urbano posto nei muraglioni di San Giacomo, attraverso il quale raggiungere l'Hotel Miramare e il Convento San Giacomo. Dal Convento San Giacomo infine si riuscirà a raggiungere nuovamente la torretta attraverso il Ponte Sisto IV. Per il progetto del Museo del Mare dedicato ai cetacei si è deciso di creare un museo, dunque un edificio che sembrasse a diretto contatto con l'ambiente circostante. La struttura infatti è stata posta a livello del mare è stata ricoperta interamente in vetro, dunque non è altro che un guscio in vetro con dei parasole, in modo tale da poter creare una visione a 360 gradi su tutta la città di Savona e allo stesso tempo in modo tale da poter garantire un connubio tra interno ed esterno, che è la parte caratterizzante. All'interno del museo, che a cui si accede dal primo piano, si trova una zona servizi e una piazza centrale. Al di fuori del museo si è deciso di riqualificare appunto i vecchi giardini posti dietro le vecchie stazioni del carbone e infine di riqualificare lo vecchio hotel Miramare quale hotel residenza e il convento San Giacomo quale sale polivalenti e centro ricerca.